You know. No one run, 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 come here right now. Here right now. Here right now. There's only one thing. E benvenuti ragazzi, sono Gioco, su un nuovissimo video sul mio canale. Oggi siamo in un live. Lo scorso video, che è stato uno dei video che ci ho messo di più tempo di farli, che è stato il Dream Shot con Oz e Mars. Clip veramente assurdo, tra le migliori clip di un Dream Shot italiano, ma non è stato cagato. Vabbè, se volete andarlo a vedere, andate a vedere. E questo video ragazzi vi parlerò, diciamo, di una storia che è successa a Rimini una notte di sabato sera. Che eravamo a bere, non so se avete visto il video Joey si porta tre ragazzi in hotel, vi consiglio di andare a vedere che è veramente divertente. E in quel video dico, ragazzi guardate che noi eravamo tutte le sere prima che siamo andati a bere, diciamo in discoteca, siamo andati con le prevendite, quindi avevamo pagato diciamo prima di entrare. Se tu paghi prima di entrare non gliene frega un cazzo a nessuno quanti anni c'hai, te lo danno lo stesso da bere. Però nonostante tutto loro ci sono andati lo stesso da bere, quindi abbiamo detto vabbè, stasera non li portiamo i documenti, che cazzo te ne frega, chi cazzo ci dirà mai da bere, cioè chi cazzo ci chiederà mai documenti per bere. Cheat. Ovviamente Joe e le sue brillantissime idee, cazzo cazzo. Siamo andati diciamo a quel bar per prendere qualcosa da bere e il tizio ci fa sì ma documenti, e io gli ho detto cazzo l'ho lasciati in macchina, non ci voglio andare a prendere. Come per dire sì c'ho la macchina e non ci voglio andare a prendere i documenti, per fargli capire che almeno ci avevo. Oddio, collatera totalmente a caso, cioè il collatera più bello della mia vita è stato questo. Joe che si decide ancora per il collatera nel 2015. Oddio, cosa c'è lì? Cosa c'è? Singola? Singola? Niente. Cioè, io ne avevo visti un sacco allineati, cavoli. Dai. Dove sono? Ehi, dai, qualcosa ho fatto tipo una merda, non ho fatto niente. Oddio. Ma cosa sto filando? Oddio, cioè, quanti collateri l'ho filato? Quanti collateri l'ho filato? Malosca. Vabbè, ritorniamo alla storia. Allora, la storia, cioè, che alla fine non me l'aveva dato l'alcol, alla fine non me l'avevano proprio dato l'alcol, che palle. E quella sera tra l'altro ero insieme a Ton, non so se lo ricordate, quello che tipo avevo nominato due volte in due video diversi. Doppia. No, no, raga, che cazzo, no. Che brutta cosa. Raga, ma sto filando veramente tantissime cose sta partita. Vabbè, comunque, allora ritorniamo alla storia, la 20ª volta che lo dico. Allora, siamo andati a sto... Allora abbiamo detto che questo qua non ci dà da bere, però abbiamo detto non possiamo stare la serata senza bere, perché, cazzo, se non bevamo quella serata non rimorchiavamo, infatti non avremmo rimorchiato tre tipe assurde. Vabbè, comunque, allora siamo andati da un ragazzo che sembrava abbastanza grande, che aveva appena preso da bere, e gli facciamo... Cioè, raga... Gli abbiamo detto, cioè mio Dio, io ancora che ci penso che sia una figura di merda bestiale. Oddio. Ehi! Allora gli abbiamo dato i soldi e abbiamo detto, scusa, non è che vuoi andarci tu a prendere da bere che abbia lasciato i documenti in macchina. E lui mi fa, guarda, io andrei comunque, cioè andrei benissimo, però ti dico, il proprietario è il mio migliore amico, quindi non vorrei fare questa cosa che non è legale. E là ho detto... Ah, fa niente, va bene. Ho fatto una grandissima figura di merda con quello. No, ma minchia, ce n'erano un sacco lì. Però Joey non demorde. Joey trova un altro ragazzo, che questo ragazzo aveva tipo la barba, tutta barba, molto barba. E c'aveva anche una grande barba. E soprattutto era molto bella anche la sua barba. Comunque questo qua con la barba, tipo gli abbiamo chiesto la stessa cosa, non è che puoi prenderci tu da bere, ti ridiamo i soldi. Cioè ci ha detto va bene, ma ci ha guardato malissimo, veramente malissimo. Poi alla fine ce li ha presi, però il fatto che lui ci ha preso i biglietti, cioè perché ti danno il ticket per andare a prendere da bere, e poi devi andare al bancone a darli. E loro ci hanno guardato e mi fanno sì ma la carta d'identità? E l'ho lasciato qua, l'ho lasciato in macchina, fa niente, tanto abbiamo già pagato prima. Loro mi hanno guardato così e mi è andato lo stesso. Alla fine abbiamo bevuto e abbiamo ci siamo divertiti quella serata. Comunque ragazzi, il video finisce qua, lasciate un bel like, un bel commento e un bel like per queste cazzo di clip che ho filato che sono state assurde. Passate dal video delle tre ragazze in hotel e dai riconoscimenti assurdi che ho fatto qua a Rimini, che parlerò di qualcosa di Rimini. Ci vediamo direttamente con il prossimo video sul mio canale. Da Gio è tutto ragazzi, lasciate un bel like, bella.